Benvenuto ad una nuova puntata del GCN Italia Show. Dite sempre che ci sono ospiti che sembrano più magri di Giorgio. Oggi ho trovato un ospite più magro del Maranga, Andrea Rovaris, che è qui con noi. Io sono grasso dentro, però. Oggi parleremo di fibra di carbonio perché Andrea è un grande esperto. Via con la puntata. Lean Story! Come è venuto? Benissimo. Sapete che io non posso farlo perché succedono cataclismi, quindi è giusto che Andrea abbia detto Lead Story. Andrea, che è responsabile, consulente, non ho capito bene di cosa, consulente produzione, marketing di varie aziende che trattano il carbonio in Europa e non solo, giusto? Descriviti tu che sì, meglio. Sì, allora, io sono un consulente, ho a che fare con il prodotto di vari marchi con cui collaboro. Diciamo che io dico la mia quando si tratta di definire lo sviluppo di un prodotto al netto del marketing e del target che ci si pone. Ok, quindi diciamo che a livello di carbonio ho voluto invitare, perché sapete che sono un precisino, se invito un'altra persona a parlare di cose tecniche perché è ancora più precisina di me, quindi ho un po' di domande che mi sono preparato, di cose che non so nemmeno io tanto bene sul carbonio, che oppure ci sono delle leggende dietro che non vengono mai spiegate bene, quindi oggi cerchiamo di rispondere un po' a tutti questi dubbi. Vediamo se riusciamo. Prima cosa, qui sono un po' ferrato anch'io, ma è meglio fare un piccolo ripasso. Che tipi di telai in carbonio esistono in commercio? Cioè, come vengono prodotti? Cioè, si sente dire fasciato, monoscocca, su misura, congiunzioni? Cioè, andiamo con ordine. Allora, in effetti il panorama è anche abbastanza vario. Diciamo che i telai in fibra di carbonio si possono produrre o con una costruzione fasciata, cioè dove vengono accostati i tubi che poi vengono assiemati tramite una fasciatura. Qui ci sono poi anche varie sfaccettature, perché esistono fasciature esterne e fasciature interne, se vuoi dopo magari approfondiamo un attimino. Poi ci sono i cosiddetti monoscocca, nel senso che monoscocca è una parola che lascia intendere che il telaio sia fatto in un unico pezzo. Esiste anche qualcosa del genere, ma poi in realtà quando si parla di monoscocca si va un attimino a parlare di diverse sfaccettature. Ci possono essere dei telai semi monoscocca, vengono volgarmente chiamati tri-joint o quindi modulari. Sono quelli che hanno praticamente tubo orizzontale, piantone, tubo obliquo in monoscocca e poi esatto. Il carro viene applicato dopo. Secondo tempo. Questo è uno dei tipi di monoscocca. Che sono i più diffusi questi. Sono tra i più diffusi, sì. Diffusi, sì. Quasi tutti, sì. Quelli che vengono chiamati monoscocca vengono erroneamente chiamati così perché sono quasi tutti così. Molti di questi, sì. Altri sono invece dei monoscocca modulari, cioè che in realtà quello che noi vediamo come monoscocca in realtà è un assieme di diversi moduli che poi fanno un po' anche variare la taglia e la geometria del telaio. Dove si arriva un po' a fare anche del su misura, che è una cosa un po', nel senso, con i fasciati è più facile, con uno scocca devono esserci degli stampi che possono cambiare in base, allora, a cosa un po' complicata. Esattamente, questo è un po' complicato. Sul fasciato, il fasciato nasce per costruire dei telai in fibra di carbonio, ma su misura. Specifiche qualitative a grossissime linee di queste differenti tipologie, quindi monoscocca, semi-monoscocca rispetto al fasciato, cosa cambia principalmente? Ma allora, in linea di massima, il telaio ideale è un monoscocca, cioè un pezzo unico. Partiamo da questo. Perché? Perché quando io vado a svilupparlo, proprio a livello progettuale, io ho uno sviluppo uniforme, una stesura uniforme delle fibre di carbonio che devono compiere il lavoro di trasferire l'energia in motricità. Quindi, idealmente, delle fibre senza soluzione di continuità avranno una maggior percentuale di forza trasmessa. Ovviamente, quando io vado a provocare delle interruzioni nella costruzione, queste interruzioni fanno da interferenza e quindi ci sarà un pochino più di dispersione. Da lì quindi avremo anche, diciamo, i sottogeneri, cioè i vari tipi di monoscocca che vengono per lo più sviluppati anche per questioni industriali, perché comunque sia un telaio in un pezzo unico, e poi io devo pensare che ogni telaio può avere diverse taglie, quindi non avrò un solo stampo che oltretutto sarà enorme, ma ne avrò diversi per coprire le varie taglie, quindi il costo sarà elevatissimo. Quando io avrò un triangolo principale monoscocca e avrò un carro applicato, riuscirò comunque ad avere degli stampi più piccoli e riuscirò ad avere delle parti che potrò usare sia su una che sull'altra taglia.
Quindi, magari un carro può andare bene per due tagli o anche tre, cambi solo la geometria, quindi si risparmi un pochino. Esattamente. Quando poi non ho più quei numeri lì da fare a livello di produzione, posso avere qualcosa di più dedicato a sua misura, ovviamente mi limiterò magari a stampare i tubi, e da lì ci sono varie tecniche di giunzione. Ci sono appunto le congiunzioni, poi ci sono le fasciature esterne. Congiunzioni è il classico metodo del collago della serie, certo. C, che è stato semi abbandonato adesso con la C68, che è metà congiunzioni, metà fasciata. Sono pochi altri però che le usano. Che... Sì, anche perché se non erro c'è un brevetto sulle congiunzioni di collago. Quindi, sì. E invece se parliamo della fibra di per sé, si sente parlare di alto modulo, sì. Si sente parlare di... fibre che hanno uno specifico nome, magari con un numero a fianco, dici un po' cosa vuol dire alto modulo, cosa vuol dire quel numero lì? Ma allora, il numero che può esserci a fianco, che può essere 30T, 60T, T1000, T700, T800, è un po' la nomenclatura del produttore. Che è della fibra proprio però, del tessuto. È del materiale, esattamente, del tessuto in carbonio. E in genere possiamo dividere le fibre in... alta resistenza o alto modulo. Hanno caratteristiche differenti. Banalizzando un pochino, se io prendo un filo di carbonio, io avrò una resistenza sulla linearità della fibra e avrò una resistenza su una forza trasversale. Più il modulo è alto, quando io lavoro con le fibre ad alto modulo, io avrò un'altissima resistenza lineare, ma poi quando vado a sfiorare la fibra nella direzione sbagliata, applico una forza nella direzione sbagliata, la fibra si rompe. Le fibre ad alta resistenza invece hanno una componente elastica, anche se probabilmente non è la parola giusta, che mi consente invece di sopportare anche differenti forze torsionali e applicate diversamente che non la linearità della fibra. Quindi una fibra alto modulo magari unidirezionale si usa solo per tubi che hanno un vettore di forza applicato sempre quello, sempre in quella direzione, bene o male. Ma guarda, in realtà non c'è una fibra che si usa in un telaio, ma un telaio viene costruito con un opportuno mix di fibre. Perché un telaio in fibra di carbonio non è una macchina banale, perché vengono applicate una serie di forze, un numero di forze molto eterogeneo sia per intensità che per vettore. Quindi, insomma, il telaio è composto da fili e bisogna fare in modo che tutti i fili compensino, trasferiscano l'energia che viene impressa senza procurare rotture dei vari strati. Quindi ci vuole un mix opportuno di fibre. E a proposito di mix, non si parla solo di fibre, o meglio proprio del filato, ma c'è un'altra componente fondamentale per la creazione di telaio, non solo che la resina, di cui non si parla mai, ma che in realtà è qualcosa che ha subito grosse evoluzioni negli ultimi anni. Ma, allora, non se ne parla mai perché ovviamente... diciamo che si attrae molto di più l'attenzione parlando del tessuto come è prima che venga messa la resina, che quindi è quello che sembra lo scialle della nonna, è morbidissimo. Non l'ha fatto mia nonna. No. E, la fibra è presa da sola è morbida, le sue caratteristiche meccaniche non si riescono a sfruttare, ho bisogno di una matrice di resina che la irrigidisca e che mi consenta di utilizzare le sue proprietà. Come dicevo, c'è molto marketing sulla descrizione, la definizione della fibra di carbonio. Praticamente non ce n'è per quanto riguarda le resine, ma in realtà forse negli ultimi anni la componente che ha subito una maggiore evoluzione non è tanto la fibra quanto la resina. Anche perché se prendiamo il peso, che è la cosa che tutti guardano e considerano, si riesce ad abbassare soprattutto togliendo resina che scegliendo carboni particolari. Cioè, meno resina si mette, più si riesce ad essere leggeri. Guarda, banalizzando, il peso di un telaio in carbonio è quello della resina. Nel senso che il carbonio pesa talmente poco che in effetti il peso del materiale crudo è proprio basso. Ovviamente, hai detto benissimo, negli anni si è riuscito a limitare sempre di più la quantità di resina che una volta veniva colata e spalmata sul tessuto di carbonio. Oggi invece esistono dei preimpregnati che vengono venduti in rotoli come se fossero un rotolo di moquette, dove c'è già la quantità giusta che impregna
la fibra di carbonio ed è giusta per quasi senza scarto per limitare l'aggravio di peso una volta completata la struttura. Parliamo adesso un po' di geopolitica del carbonio. Cioè, sappiamo tutti che mai da carbonio, non so se sia stato inventato in Asia o qui, però diciamo che le biciclette in carbonio hanno iniziato a essere presenti sul mercato attorno ai 25 anni fa, sì, sempre circa. Più presenti, e si è deciso di trasferire la produzione in Asia essenzialmente perché era per una questione di costi, cioè la manodopera costa di meno e quindi si riusciva a fare produrre di più pagando di meno. Però il fatto che tutta la produzione sia stata trasferita lì ha fatto sì che il know-how di certi posti tipo Taiwan crescesse a tal punto che adesso il posto che fanno migliori telai monoscocca al mondo probabilmente è quello. Certo. E oltre a Taiwan, dove ci sono Giant e Merida, che sono i due colossi che tra l'altro producono anche per altri, mi dicevi prima, sì. Addirittura specie è di proprietà di Merida praticamente, viene prodotta, e anche tantissimi altri marchi, è migliorata tanto la produzione anche in altri posti, come Cina, Vietnam, India magari. Sì, esatto. Diciamo che è un po' la corsa all'oro, nel senso che all'inizio non vale solo per il carbonio, ma quando si è pensato a costruire grandi produzioni di qualsiasi cosa, l'Asia è sempre stato l'Eldorado. Questo vale anche per la fibra di carbonio. All'inizio è stato Taiwan. Taiwan è cresciuto tantissimo sia in termini di qualità di manodopera che in qualità proprio aziendali, di livello aziendale, e quindi i colossi che oggi sono presenti in Taiwan hanno un livello qualitativo estremamente elevato. Ovviamente con questo standard qualitativo che si alzano anche i costi per forza di cose, e quindi si cerca di approdare ad altri lidi più economici. Sicuramente la Cina è un gigantesco calderone di qualunque cosa e deve ancora passare la fase che ha passato già Taiwan, per cui negli anni avverrà una scrematura sulla qualità di quello che viene prodotto in Cina, però già adesso ci sono marchi importanti che sicuramente hanno molti appassionati a casa, che sono ottime biciclette, ottimi manufatti, che sono prodotti in Cina. Diciamo che quando su una bicicletta in carbone monoscocca non vediamo scritto Made in Taiwan, c'è un'altissima probabilità che sia fatto in Cina. Sì. Molto probabilmente sì. Quindi. Ho parlato prima di costi, come mai costa così tanto la produzione di un carbone monoscocca? Nel senso, uno dice, questo qui è un filato, un tessuto, deriva dal carbone, il carbone non costa niente, come fa a costare così tanto un telaio? Allora, parliamo ragionando pre-Covid, perché adesso ci sono tante altre cose. Sì, adesso ci sono molte componenti. Perché costava così tanto nel 2018 un telaio, nel 2019? Ma allora, partendo dal materiale, il materiale è costoso. La fibra di carbonio costa molto di più di qualsiasi lega di acciaio, di alluminio, il materiale, il carbonio è più prima costoso. Tipo 200 euro a metro quadro. E dipende un po' anche dal tipo di carbonio, perché come tanti anni fa si parlava di alluminio e c'era un costo al chilo che andava da X a tre volte X, la stessa cosa vale per il carbonio. Che però al metro quadro è... Non so quanto pesi un metro quadro di carbonio, di più. Ma guarda, non te lo so dire nemmeno io. Però se dovessero vendere al chilo la fibra di carbonio, costerebbe tanto. Sì, perché comunque è un materiale estremamente leggero, per farne un chilo ce ne vuole. Sì. E, quindi, costo iniziale del materiale. A questo, e siamo già in produzione, quindi il costo del materiale è elevato. Il costo della manodopera è comunque un costo in cui la manodopera è fondamentale, quindi il tempo materiale che una persona impiega per disporre la fibra di carbonio in uno stampo è tutt'altro che trascurabile, anzi, anche perché un telaio in fibra di carbonio non è un rotolo di fibra di carbonio steso e tagliato su uno stampo, ma è una progettazione molto meticolosa ed è uno sviluppo molto complesso di anche 300, 500, 700 fogliettini di carbonio messi nei disposti posti nel posto giusto, con l'angolazione giusta, con la forma giusta, e quindi è tutto fatto a mano, non c'è quasi nulla che fa un robot. No, esatto. Perché poi dopo viene chiuso lo stampo, viene messo in alto forno, immagino,
per tutti i processi fatti dall'uomo. Quindi... Sì, assolutamente. Dopo, ecco, poi hai detto, una volta diciamo finita la disposizione del carbonio e messa nello stampo, lo stampo viene chiuso. Devi fare l'altro stampo. E viene messo... che sono due. E lo stampo viene messo in autoclave. Ok, autoclave, sì, non autoclave. In autoclave ci sono delle tempistiche molto precise. Di solito la resina viene catalizzata con degli stadi a rampe e sono dei tempi tecnici che non sono comprimibili. Cioè io non posso tagliare corto, cioè quelle fasi lì io le devo rispettare dall'inizio alla fine, perché altrimenti quello che esce si rompe probabilmente. Perché il bello e brutto del carbonio, lo diciamo prima, è che potrebbe andare benissimo, non avere mai problemi, oppure potrebbe disintegrarsi completamente, cioè non è che si piega o c'ha un... Allora, il livello dello sviluppo dei materiali e della qualità delle, chiamiamole le majors, cioè le aziende, che conoscono tutti. Quelle del World Tour, per capirci. Esattamente, che fanno telai in carbonio, loro hanno... chiamiamolo pure un capitolato di materiali, passaggi e processi talmente affinato e talmente preciso e dei controlli qualità talmente meticolosi che è veramente molto difficile che qualcosa scappi. Anche perché nella produzione, lo raccontavi prima, c'è il collo di bottiglia della quantità di tele che puoi produrre, proprio questo tempo diverso di riscaldamento e raffreddamento, immagino, sì, dei prodotti. Se sì, tu vuoi velocizzare la produzione, velocizzi questi tempi, e però ottieni un materiale che non tiene, quindi per quello che serve anche un controllo esterno, sì, soprattutto se lo fai fare un terzista che magari soltanto pensa solo a fare numeri, non ha un nome che dopo deve spendere, quindi il rischio poi diventa quello lì. Cioè, quando si dice tante volte la replica cinese del telaio alla fine è uguale, dipende. Se vuoi facciamo una puntata sulle repliche cinesi il rischio è quello lì, perché se velocizzi certi passaggi li fai male per fare più telai, esteticamente è identico, però poi potrebbe rompersi. Sì, quindi esattamente. C'è quel rischio lì. E in Europa invece come siamo messi? Cioè, si costruisce carbonio anche in Europa, ma in che modo? In svariati modi, diciamo un po' in tutti, anche perché, facciamo così, parliamo prima del pre-Covid, perché okay, questo Covid... Sì, lascia stare, okay, è cambiato un po' tutto. Bravissimo. Allora, diciamo che i grandi numeri si facevano in Cina, Taiwan, dove ci sono queste grandi aziende, questi grandi produttori, i numeri più piccoli invece rimanevano in Europa proprio per una questione di numeri, e quindi nascevano delle tecnologie che andavano dal fasciato alla fasciatura esterna, alla fasciatura interna e poco altro. Ma in realtà è un qualcosa che sta cambiando un po' per i gusti della gente, perché la gente va sempre più su qualcosa di personalizzato, e quindi fare qualcosa di personalizzato è molto più facile in Europa che non in Asia. E un po' perché si diversifica molto il prodotto, e quindi diciamo che una stessa quantità oggi viene dispersa su più modelli, e quindi magari dei modelli particolarmente di pregio, magari con delle finiture particolari e un accesso alla customizzazione diverso, magari non è così conveniente farlo in Asia, e quindi nascono delle produzioni anche in Europa. Poi ci sono anche altri marchi che ad esempio non si sono mai allontanati dall'Europa, non ne hanno probabilmente mai avuto necessità a livello di numeri, e non hanno mai voluto nemmeno, come dire, non rinunciare a una certa qualità, ma averla bene sotto controllo. Sì, esattamente, rinunciare al controllo. Che, di quella che tipo Lightweight, che mi viene in mente, il marchio, quello è un marchio da sempre in Germania, ruote, poi telai. Lightweight è un marchio estremamente particolare, e lì è tutto nella, diciamo, nella sfera di una piccola città a sud della Germania, vicino al lago di Costanza, e viene prodotto tutto lì. In realtà sono due le sedi, non sono molto distanti. Poi lì addirittura la cosa bella è che chi lavora da una parte mai nella sua vita potrà entrare nell'altra azienda, perché nessuno, il concetto è che nessuno deve avere il 100% del know-how di una ruota. È un prodotto estremamente particolare. Ma infatti abbiamo parlato finora soltanto di telai, ma processi produttivi di ruote, manubri, tutte le altre parti in carbonio di una bici seguono la stessa linea, o c'è un po' più di fantasia, diciamo? C'è più fantasia. Sì, c'è più fantasia. In Europa se ne vedono molte di più. Ne nascono anche abbastanza frequentemente, e ci sono delle aziende poi invece che non sono nuove alla...
alla produzione di cerchi in carbonio, ruote in carbonio, e che ovviamente non hanno nessun interesse, nessun vantaggio a uscire magari neanche dall'Europa ma dal proprio territorio. Quindi in questo caso c'è chi produce interamente una ruota, compreso il cerchio in carbonio, monoscocca, sì, che in questo caso è veramente monoscocca, sì, e c'è chi invece magari li assembla, cioè compra un cerchio da un'azienda che lo fa come terzista e poi lo assembla a raggi, nipples, mozzo, così. Sì, esatto. Allora, Lightweight lo accantoniamo subito, nel senso che è un esempio più unico che raro, ma anche proprio per costruzione, per tecnologia della ruota. Lightweight è una ruota che è fatta praticamente in un pezzo unico. Che i raggi sono incollati, non sono nipples, cioè è una cosa un no, po'. Esatto, non ci sono inserti metallici, esatto. È un po' qualcosa di un po' diverso dall'incollaggio, però diciamo che c'è un preassemblaggio, dopodiché viene completato l'assemblaggio, viene stampato tutto in autoclave e la ruota risponde come fosse un monoscocca, obiettivamente. Per costruire una ruota Lightweight ci vogliono circa 30 ore di lavoro, tornando prima alla tua domanda. 30 ore di lavoro di manodopera tedesca, tra l'altro. Esattamente. Perché costa così. Esattamente, non manodopera asiatica. E quindi quello l'abbiamo preso, è un esempio praticamente unico al mondo e lo mettiamo lì. Poi ci sono altre aziende che invece costruiscono i cerchi. Anche lì ci sono diverse tecnologie per costruirli, perché ci sono dei cerchi che sono fatti a semigusci, cerchi che sono fatti monoscocca, ci sono cerchi che hanno la foratura dei nipples fatta a posteriori, però siccome è un processo che va, ovviamente forando, io vado a tagliare delle fibre, quindi mi crea un punto di debolezza del cerchio, allora ci sono anche altre aziende che invece cosa fanno? Mettono delle boccole all'interno dello stampo in maniera che la fibra, invece di essere tagliata gira attorno, da una punta, gira attorno e io lì ho la piena disposizione delle fibre senza interruzioni e il cerchio è molto più resistente. Questo è... Ci sono tante sfaccettature nella costruzione. Questi sicuramente costruiscono il cerchio o per sé o per altre aziende, e poi l'assemblaggio avviene o all'interno della stessa azienda, che magari marca anche con il suo marchio la ruota, oppure magari viene ceduta e viene... Abbiamo parlato tanto di carbonio, mi viene una domanda: che fine hanno fatto gli altri materiali? Nel senso, alluminio, acciaio, titanio. Una volta si costruivano tante biciclette così, c'è stata un'epoca in cui l'alluminio era il materiale usato da tutti i professionisti, è arrivato il carbonio e in giro di pochi anni è scomparso praticamente tutto. Sì, allora le ragioni sono diverse. Un po', allora bisogna sempre fare i conti con quello che vuole la gente a casa, perché il telaio in carbonio all'inizio, che era un materiale proibitivo, che veniva usato da pochissime aziende, a livello di caratteristiche meccaniche era talmente superiore che comunque è diventato immediatamente l'oggetto del desiderio. E quindi va da sé che poi una tecnologia, passano gli anni, quindi diventa sempre più accessibile, e quindi va da sé che le aziende hanno puntato a sviluppare questo settore qua. Gli altri settori sono stati ridimensionati, dicevo, per due ragioni. Prima di tutto per questioni proprio di caratteristiche di efficienza di un telaio in fibra di carbonio e un telaio in metallo. E secondariamente anche per una questione economica. Produrre tanti telai in carbonio è diventato via via più economico, non c'è stato più quel divario così ampio con le biciclette in acciaio. A livello netto, economico, dici? Sì, al netto ovviamente della domanda che c'era, e quindi l'evoluzione delle leghe d'alluminio piuttosto che d'acciaio è arrivato fino a un certo punto. Si è smesso di investire in ricerca e sviluppo nei metalli, essenzialmente. Quindi il carbonio, oltre di per sé essere superiore sotto tanti punti di vista, con tutta la ricerca che è stata fatta negli ultimi 10-15 anni, di fatto ha surclassato gli altri metalli, quello che poi è successo. Esattamente. Beh, mentre ti facevo queste domande, siamo alla fine dell'istoria, che sono andati veramente lunghi, ma sono tutte cose che mi incuriosiscono, mi sono venute in mente un sacco di domande, anche di falsi miti. Sarebbe bello fare una puntata, sfatiamo i miti con Andrea Rovare sul carbonio, perché se cominciamo a parlare di cerchi Ucles, di cose, cioè, okay, mi viene fuori una cosa molto interessante. Però ci fermiamo qua perché sono andati veramente lunghi, però se questa puntata riceve un bel po' di commenti e like, sicuramente faremo ancora qualcosa insieme. La facciamo volentieri. Ok, allora passiamo con la seconda parte dello show.
Devo dire anche Cycling Inspiration? Assolutamente. Cycling Inspiration. O ispirazione ciclistica casuale, vedete voi. Sentite che è una delle cose che ti viene automatica anche se non è richiesta. Sì, il Maranga ormai ha i suoi danni. Allora, andiamo con la foto al terzo posto. Moresi 92. Sasso Tetto, quasi un'ora di salita al 7% medio, ma questo è altro. Per passare a salutare Michele in cima, un uomo che questa salita l'ha spianata più volte in allenamento ed ora è lì ad incoraggiare e tenere duro ogni ciclista che sale lassù. È una foto molto bella, sì. Non sapevo ci fosse questa stele per no, scarpa. Neanche io. Secondo posto, Maurizio Mannari. Infortuni, terapie varie, ripartenze, stop continuo nel recupero, per non contare la pandemia, non riescono a fermare la passione e il desiderio di rimettersi in sella e portare la bici sopra i 2600 metri. Colle del Nivolet, Pian del Nivolet. Bellissimo. Sei stato lì? Sì. Sai che tanti ci hanno scritto che in realtà non è Letna la salita con più dislivello, ma è il Nivolet. Non ci sono tratti in pianura da dove parte, a dove arriva, quindi si può considerare una salita unica ed è superiore ai 2000 metri. Caspita. Quindi il Maranga andrà a fare questa prova. Perché con la Graziella o con una bici normale? Ma la Graziella secondo me è adatta al Maranga. Sì, secondo me non sente neanche più la differenza. Primo posto, Giusezzu, bici in treno e via a provare i muri del Fiandre, il De Mur, Ode Quaremont, Paterberg, Kruisberg. Quanta fatica ma che emozione, percorre strade che hanno fatto la storia del ciclismo, qui votata più per quello che secondo me si prova a essere lì con la bicicletta da caricare sul treno in Belgio, che per l'immagine di per sé è carina, però diciamo, forse che ho il Belgio un po' nel cuore, quindi l'ho voluta premiare. Parco bici, attenzione, sai che io sono abbastanza rigidino sui canoni del parco bici, bisogna essere tutto a posto, Teto Maggio, bici senza pedale per bambino, specifiche foto rispettate, foto lato sguarnitura con valvole allineate per lavoro. Gioca di Giorgio, cosa vuoi dire sta bici? Perfetto. No, infatti, l'allineamento delle valvole è la cosa che... È giusta. Sì, perfetta. Anche la parallasse, c'è proprio centrato la camera, non c'è un minimo di angolazione. Cosa gli vuoi dire? Niente, bravissimo. Avrai un figlio che verrà su... Benissimo. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN, la sezione Cycling Inspiration e Parco Bici, altrimenti non riesco a vederle, mi raccomando. Io gliele mando ma non le vede. Dopo ti spiego. GCN Italia Tech, questa volta lo dico io perché sarei tu a rispondere. Mi metto gli occhiali perché già leggete prima le cose della cycling, è un disastro. Allora, Giorgio Mario Manconi, ciao ragazzi, ho una curiosità che non riesco a sbrogliare. Cosa cambia a livello di sviluppo metrico e gioco di leve fra utilizzo dei pignoni e l'utilizzo delle corone? Spiego meglio. A parità di sviluppo metrico, tra i rapporti è differente avere corona grande e pignone grande piuttosto che avere corona piccola e pignone più piccolo? La mia sensazione delle gambe è di andare molto meglio con grande grande. Ma allora, meglio o peggio probabilmente è molto soggettivo, però c'è una differenza? Sì, c'è una differenza. Perché ovviamente se io vado ad utilizzare delle corone più piccole ci metterò meno tempo a far fare il giro alla catena piuttosto che usando delle corone grandi anche a parità di sviluppo metrico. Quindi con una corona grande, quello che avverto io è più facile mantenere una velocità perché ci sono più cose che girano con più volumi, quindi c'è un po' più di inerzia. Sì. Con una corona piccola invece, e pignone piccolo ovviamente, è più facile accelerare. Sì. Quindi esatto. Visto che la maggior parte del tempo sia velocità costante, su una salita in più o l'altro, il grande grande ti dà qualche beneficio in più. Esattamente. Che poi è quello che fanno anche a cronometro, che tendono sempre a mettere corone sempre più esagerate da oltre 60 denti per usare poi dietro 14 o 15. Esatto, anche magari utilizzando pedivelle più corte. Sì, quello anche per discorsi aerodinamici. Lì apriamo un mondo, Andrea, guarda, se mi c'è la parla di pedivelle io te, non finisce più il video. Ho alcune cose da comunicarvi. Allora, è iniziata la Welt, ovviamente, che potete vedere su GCN Plus. C'è il Tour dell'Avenir, che saranno visibili soltanto le ultime due tappe sulle Alpi molto interessanti con i campioni di domani. Poi sono i campionati nazionali francesi su pista che iniziano oggi, 23 agosto. C'è il GP Lorient Agglomération Trophée Cheratizit il 27 agosto, poi il Bretagne Classic il 28. E oggi su GCN Plus esce il documentario su Basso, quello della serie Legend. È fatto tutto in italiano, quindi stavolta saranno gli inglesi a doversi leggere i sottotitoli e non voi italiani. Quindi cose in più per iscriversi a GCN Plus e vedere anche il nuovo documentario. Quindi se non l'avete ancora fatto, dateci un occhio. I tuoi commenti, non i miei. I tuoi. I suoi. Luca Giraldi, a proposito di come è cambiato il ciclismo, a quando un bel video dove dei pro si cimentano con le bici di ieri e di oggi su di uno stesso percorso per vedere la differenza dei loro tempi con le diverse bici? Io penso che le case costruttrici non vogliono assolutamente proporre una cosa del genere, no. Perché vedrebbero che i tempi sono troppo simili. Troppo simili. Vabbè, no, c'è differenza sicuramente, però non quanto un amatore potrebbe pensare.
Sì, sicuramente c'è differenza. Sarebbe, tutto sommato, sarebbe anche interessante, ma bisogna prima di tutto trovare un marchio compiacente, sì, che ha voglia di fare queste esperienze. Per vedere, perché a quel punto lì vedi veramente quanto è migliorato un marchio in 10 anni, 20 anni. Perché sì, la stessa persona, o magari anche un gruppo di più persone che fanno lo stesso test, emerge proprio la cosa. Marco Castelli, le misure di una bici da corsa regolata da un biomeccanico possono essere applicate su una mountain bike da cross country in modo identico o vanno modificate? E su una bici da all mountain? Chiediamo al biomeccanico. Ti dico solo che il manubrio è fatto completamente in modo diverso e quindi no, non si può. E anche la parte posteriore della sella, se anche il manubrio fosse uguale, si pedala in modo leggermente diverso, in mountain bike si è un pochino più avanzati, soprattutto nel cross country. Quindi ti direi di no, ma poi proprio non, se tu prendi i ricci e stacchi di un telaio da monte o un telaio da strada, stessa taglia, cambia tantissimo proprio perché il manubrio è diverso, quindi non ci siamo. Tatorex, d'accordissimo sulle gran fondo, l'ho provata con dei segmenti cronometrati e toglie lo stress e aumenta molto la sicurezza su strada, per me è un sì, ma subito leggiamo anche Andrea Sovani. Daniele Alan, allora perché non togliamo la classifica anche nel gran fondo mountain bike e nelle maratone a piedi, anche nel trail, a corsa e in generale in tutti gli eventi amatoriali come un torneo di calcetto, anche negli eventi gravi statunitensi direi, lasciamo la classifica solo e soltanto a chi fa sport a livello professionistico, perché vi scagliate solo contro chi fa il gran fondo su strada? Andrea, oltre ad essere il tuttologo del carbonio italiano praticamente, è anche un gran fondista, quindi tu ne pensi più sul lasciamo le classifiche, togliamo le cronometriamo le salite, cosa ne pensi? Allora, no, lasciamo ste classifiche, io non capisco la demonizzazione che c'è su ste classifiche, cioè, allora, il ciclismo per noi che siamo amatori, siamo appassionati, è un gioco, a me piace giocare, mi piace mettermi il numero sulla schiena e andare a fare le gare, quindi la classifica, ma anche arrivarsi ultimo, ma mi piace la competizione. Perché togliermela? Posso fare la proposta allora? Sì. Non fare le classifiche per età ma per livello. Facendo un bel ranking amatoriale serio fatto bene, una cosa che si propone da tempo, che in America funziona. Ah, quello va a punteggio. Sì. Te lo sposo. Sì. Così qualsiasi età hai, se sei forte vai avanti, se sei scarso vai indietro. Questo ha senso. Questa è una bella idea. Loris, che non è mia, non è che mi prendo idee, no, mie, no, però no, è una cosa è applicata in altri settori che funziona bene, si potrebbe... È giusto che ti prendi le tue responsabilità. Sì, sì. Loris Pavanetto, ossa GC in Italia, così finalmente vinceremo con gli altri GCN. Questo è un commento che in tanti avete fatto, vi ringrazio. Cioè, secondo facciamo le sfide contro gli altri GCN internazionali, che sì, noi perdiamo sempre perché io vado molto piano, sì, e con OS vincerebbero. Grazie. Che ben impattati, simpatici. Cioè, non è che ti dicono, ma adesso se Giorgio... No, se facciamolo Giorgio fuori, riprende, Giorgione, no, facciamolo togliamolo fuori, così almeno caviamo il problema. Gabriele Scabbia, ci sono due categorie di impattati, chi vuole vedere Alan e Giorgione in tandem contro Daniel Oss e chi mente. Penso che vincerebbe Oss, è abbastanza, sì, mani basse, ma sì, decisamente. Concludiamo con Guido Del Pio, perché non fare una squadra GCN World Tour? Bike sizing sempre al top, bici fuori dal bus con tutte le 16 valvole allineate alla stessa altezza, tabelle con lavori di forza in grazielle, agilità in rishow e integrazione alternativa con coppa gelato Enervit post gara. Magari un giro lo finiranno 3 atleti su 8, ma sarebbe la squadra più seguita, ovviamente Maranga di essere Giosuè preparatore. Sì, mi preoccupa un po' il monte punti. Facciamo un crowdfunding. Sì. Calcola che dovremmo comprare tutto, cioè dobbiamo comprare il magazzino, i bus, le macchine, qualsiasi cosa, quanto ci vuole, un 30? Sì, va bene. C'è un 30, si dice su un trentino? Non c'è. Commenti sono finiti per oggi, continuate a commentare qui sotto, facendo sapere quello che pensate. Sondaggio della settimana. Settimana scorsa, Ose e Maranga vi hanno chiesto, vi piace il ciclismo moderno? Il 58% ha risposto sì, è molto spettacolare. Il 21% no, preferivo quello di una volta, voglio vedere quale volta. E il 20% non so, ho conosciuto solo quello moderno, quindi bene, fa piacere, vuol dire che ci sono o tanti giovani o tante persone che hanno iniziato da poco a seguire il ciclismo. E tu quale preferisci? Io quello moderno. Anch'io. Quello attuale, quello assolutamente, tipo, no? Sì. Poi c'è Van Aert, una volta non c'era Van Aert, quindi Van Aert, senza sì. Van Aert. No. Nuovo sondaggio, compreresti una bici monoscocca made in Italy? Sì, anche se costasse il 50% in più. No, perché costerebbe di più a pari qualità. No, sono comunque più brava a Taiwan. Questo sondaggio sono che lanciamo. Sono tre risposte sensate quelle che vengono. Certo. Sono tre domande sensate. E non è che dicono no, vado da Peppino Salumiere. Cioè c'è sempre no. un... Sì. Quindi sono curioso di vedere cosa ne pensate voi. Per rispondere andate sull'app di GCM e potete votare. Dopo ti dico cosa ne penso. Tu cosa compreresti di queste... Cioè tu lo compresti in Made in Italy se... Probabilmente la risposta... No, perché costerebbe di più a pari qualità. Sì, sì. Perché comunque... Sì. Quello è il punto. Sì, è la sintesi, sì. Caption Challenge! Venuta bene? Benissimo, perfetto.
L'altra volta abbiamo messo questa foto di Nibali con Boaro che scherza con Nitro, buon pronosti, buon non lo so. Ciccio Pungible vince con Nibali. Manuele, te lo ricordi il numero che Kudus ha fatto a Proschi? Taci che sto ancora ridendo. E Proschi dietro, non si ricorda ancora. Era la vittoria che poi ha vinto Fortunato, quindi... Foto di questa settimana, partenza dalla Vuelta, mio giorno di presentazione della Vuelta, con il team Bora che sta facendo Titanic praticamente. Non so bene chi siano, vedo che Fabbro fa una foto col telefono, Ighita si riconosce... E anche Hindley si riconosce, quindi non so chi siano quei due lì. Voi riuscirete a vederlo e commentare qualcosa di divertente, considerando anche il pubblico da parte che sta dicendo: speriamo che faccia la fine del Titanic, che becca un iceberg nel canale, non lo so. Comunque, siete più bravi voi, commentate qui sotto, via con la sfida. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo GCN Italia Show. Anche il prossimo sarò con un ospite, un gradito ospite, per poi tornare a fare i show col Maranga da settembre, perché siamo un po' alternati nelle ferie. Se vi è piaciuto quello che ha detto Andrea, io sarei molto felice di rivederlo ancora a GCN Italia, magari con delle puntate specifiche che esulano un po' dagli show. Quindi scrivete qui sotto nei commenti, come ho detto prima, quello che vi piacerebbe chiedere ad Andrea in possibili future puntate. Per oggi è tutto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti. Allora, qui ci sono un po' di fili di carbonio, no? Ce ne sono un bel po' dentro, sì, qui. Io tiro da una parte, tu tiri dall'altra. Facciamo prima tagliarci le dita prima di romperle. Sì, mani. Probabilmente sì. Molto... Probabilmente sì. Ma. Se io faccio questo gioco nel fastidio. Fai il nodino. Faccio il nodino e poi ti dico, chiudilo tu. Cioè, chiudiamo il nodo. Quando chiudi il nodo, cosa succede? E dimmi quanta forza ci metti. Pazzesco. Zero forza. Forza lineare contro forza applicata trasversalmente. Queste sono le caratteristiche. Di un materiale non isotropo. Adesso fai un telaio di una bicicletta. Coi nodi. Coi fili. Coi fili. Che devono resistere tutti, devono avere la disposizione per resistere tutti linearmente e non cedere trasversalmente. Quella è la difficoltà. Questo è un telaio di carbonio.